pasticcini. Allora, questo è il video dei prodotti Gno di febbraio e anche qui siamo abbastanza in orario. Questo video è naturalmente in collaborazione con Vax 2007. Ciao cara, ti mando un bacione. E inizierei subito con i prodotti. Allora, inizio con questo correttore di Playboy, questo qui. Allora, ho provato a utilizzarlo, però lo trovo troppo appiccicoso, non so come dirvi. Lo trovo troppo cremoso da mettere sotto sulle occhiaie, e quindi se ne va in un tempo record. Mi piace molto di più per i brufoletti, per le vene che mi escono come base per ombretto, però è più un prodotto gni che un prodotto no, perché comunque ha una buona coprenza, però sulle occhiaie non mi dura moltissimo, quindi per quello noto subito quando l'ho usato la mattina che dopo poche ore avevo di nuovo i miei solchi e gli scoiattoli dei lavoratori che stavano lavorando per togliere e far vedere sempre più le mie occhiaie. Quindi questo, se cercate tanta tanta coprenza e tanta durata, non ve lo consiglio. Un prodotto gnò, invece, è questo della Fingers, che dovrebbe essere, come leggete, un acceleratore. Allora, la figata di questo coso, di questo acceleratore, chiamiamolo, è che lo si mette sull'unghia. Vedete che ora è lucida. E voilà, non lo è più, cioè ora è già asciutto. Naturalmente vi renderete conto che non è come prima. Ok, peccato che sì, si asciughi subito, ma non fa un beato niente. Cioè, io non ho visto anche mettendolo ogni giorno con cura, con amore, con affetto. Ecco le mie unghie come sono ridotte. Va bene che a me si spezzano ogni 3 secondi, però non. Io non ho trovato beneficio, diciamo. Per il terzo prodotto devo fare una premessa. Allora, ho trovato tante cose che si adattano alla mia pelle. Ho trovato un buon correttore, ho trovato un buon fondotinta, ho trovato il mascara migliore del mondo, almeno per ora. Non ho trovato una buona cipria. Devo anche dire che non ho mai cercato tantissimo. Non ho avuto grandi esperienze con le ciprie, però ho praticamente sempre avuto questa che è la Stay Matte della Rimmel, che appunto è per contrastare l'effetto lucido. Però non sono soddisfatta perché comunque il trucco non mi dura. La lucidità dopo un po' mi viene, comunque anche usando prodotti contro la lucidità, appunto matte e quant'altro, non noto che questa mi aiuti a fare una beata cippa. Scusate per il cippa. Non mi aiuta per niente per questo problema. E quindi io questa non me la consiglio perché è economica, però non mi ci trovo. Vedete, poi sembra già che c'ho la punta del naso bianca. Faccio così. Non mi piace, signore, non so cosa dire. Quindi io questa non ve la consiglio. Anzi, se voi, donne della pelle lucida, aveste per caso trovato una cipria invece formidabile, anche se costa 30 euro. Vabbè, comunque, togliamo il prezzo. Se avete consigli da darmi per una cipria, comunque che aiuti molto a contrastare l'effetto lucido, vi prego di lasciarmi un commentino qui sotto. Quindi, questi sono i prodotti che non vi consiglio per questo mese. Vi chiedo scusa se sono così pochi, ma ripeto, non ho fatto grandi acquisti in questo periodo. Vi mando un bacio enorme e ciao pasticcini!